Eccoci di nuovo qui. Come sappiamo, la Civil Week ha raccolto 700 enti del terzo settore, ma ha radunato a raccolta anche ben 64 scuole di ogni ordine e grado del territorio di Milano e città metropolitana che in questi 4 giorni di Civil Week stanno animando il territorio e mostrando quanto la sinergia anche educativa sia fondamentale proprio per prendersi cura di persone, territorio e anche ambiente. Con ben 137 appuntamenti. Oggi noi siamo andati a seguire in particolare, insomma, abbiamo fatto questo incontro con l'Istituto Comprensivo Luciano Manara, che gestisce scuole materne, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Quindi oggi vi accompagneremo, insomma, a vedere che cosa la scuola può fare. Anzitutto ascoltiamo quello che ha da raccontarci, che ci ha raccontato questa mattina la dirigente dell'Istituto Comprensivo Luciano Manara e che fa un po' la sintesi dei vari appuntamenti, incontri, eventi a cui appunto questo istituto, che consta di ben 7 plessi, sta attivando in questi 4 giorni. Civil Week 2023, siamo qui all'Istituto Comprensivo Luciano Manara con la dirigente Donatina Di Caprio. Grazie di De essere qui con noi, Caprio. De Caprio, di essere qui con noi. Anzitutto volevamo un po' capire perché avete scelto di essere una delle 64 scuole che avete deciso di partecipare alla Civil Week. Allora, buongiorno. Ho avuto un'informazione relativamente alla Civil Week, ovviamente dai referenti del Comune di Milano e ho aderito con piacere a questa iniziativa perché la nostra scuola si caratterizza per essere una scuola aperta al territorio, una scuola in cui i genitori, la società civile, le associazioni partecipano attivamente alle diverse iniziative. Quindi questa sinergia di forze, questa condivisione di obiettivi formativi che sono fondamentali per i nostri ragazzi, diventa ancora più tangibile nelle diverse attività che vengono realizzate durante la Civil Week. Abbiamo due associazioni dei genitori nella nostra scuola. L'Istituto Luciano Manara è un istituto molto grande. Abbiamo 7 plessi, abbiamo 1340 bimbi e abbiamo due associazioni dei genitori, l'associazione Generazione Manara e l'associazione Officina San Giusto. I genitori delle associazioni contribuiscono con iniziative alla realizzazione di attività curriculari ed extracurriculari. Nel caso specifico della Civil Week, i genitori partecipano realizzando, anzi contribuendo alla realizzazione di orti, perché l'ambiente di apprendimento, inteso anche come aula all'aperto, arricchisce la formazione e arricchisce le esperienze dei nostri alunni. Quindi un'attività che è prevalentemente laboratoriale, che dà la possibilità di vivere con gioia il momento della scuola. Quindi sicuramente attività di orti, ma abbiamo anche poi un meraviglioso progetto che è quello della costituzione alle pareti della nostra scuola. È qualcosa di un'idea molto bella perché si basa sui principi della nostra carta costituzionale che vengono illustrati attraverso dei murales all'esterno della nostra scuola. Quest'anno faremo qualcosa in più, abbiamo fatto qualcosa in più, prendendo spunto dal libro di Mancuso, abbiamo realizzato, illustrato con dei murales la costituzione delle piante. Quindi i nostri ragazzi hanno ragionato sul parallelismo che c'è tra la Costituzione italiana,
i primi 12 articoli che contengono ovviamente i principi fondamentali e quelli che sono i principi fondamentali di questa Costituzione, questa carta costituzionale delle piante che Mancuso ha provato a scrivere. Il ruolo dei genitori in queste iniziative è stato fondamentale perché hanno provveduto a tinteggiare, quindi a dare la base, no? Alle pareti sia esterne per quanto riguarda i primi 12 articoli della Costituzione italiana, sia all'interno in tutto il seminterrato hanno provveduto a tinteggiare e poi i ragazzi con l'aiuto delle docenti di arte hanno realizzato i murales. E allora andiamo a vedere sempre all'Istituto Comprensivo Luciano Manara che cosa è stato proposto, uno dei vari eventi che sono stati proposti frutto del lavoro creativo degli studenti. Quindi andiamo ad ascoltare la professoressa della secondaria Angela Alfano che ci racconta, beh, proprio ce li fa anche vedere, degli murales spettacolari che vi assicuriamo sono stati fatti da ragazzini delle medie. Prego. Sempre all'Istituto Luciano Manara in compagnia di Angela Alfano, docente della scuola secondaria di arte, come si può ben vedere, che ha insomma realizzato due bei progetti, ne ha realizzati molti, ma adesso noi parleremo oggi di due progetti che sono due murales inseriti nel palinsesto della Civil Week. Ci inizi un po' a raccontare di che cosa si tratta e perché avete deciso di aderire. Allora, questo nuovo progetto nasce dall'idea di far capire agli studenti il rapporto che c'è tra la Costituzione italiana, che è il murales che è all'esterno della scuola, i 12 articoli della Costituzione italiana e la Costituzione delle piante. Noi l'abbiamo chiamato la Costituzione delle piante, ma in realtà nasce da un libro del professor Stefano Mancuso che è La nazione delle piante. Il professor Mancuso si è diciamo inventato che l'ambiente avrebbe dato a lui questi 8 articoli della Costituzione. E a noi piaceva l'idea che i ragazzi imparassero anche a fare dei confronti tra la Costituzione e la Costituzione delle piante, che sono due elementi fondanti, diciamo, del nostro lavoro qua, dare ai ragazzi quella consapevolezza della tutela dell'ambiente. Quindi è l'educazione civica applicata in modo insomma interdisciplinare e concreto. Esatto. Poi noi abbiamo anche scritto al professor Mancuso che ci ha mandato una mail e l'abbiamo attaccata lì alla murales e poi abbiamo preparato per la domani, noi inauguriamo questo lunedì, non domani, lunedì inauguriamo questo momento, abbiamo preparato delle carte tematiche con le quali i ragazzi in sostanza qui hanno delle carte iconografiche dove in base al disegno c'è la spiegazione che lo studente ha fatto nel momento in cui ha rappresentato appunto questo articolo, e qua invece c'è la vera e propria spiegazione, perché appunto come dicevo nasce dalla Nazione delle piante di Stefano Mancuso, degli articoli, perché insomma leggere un articolo sia della Costituzione che anche di questa Costituzione a volte ha un linguaggio un po' complesso, un po' difficile. Ce ne legge uno così per farci capire? Esempio, siamo qua nell'articolo 2, questo qua: la Nazione delle piante riconosce e garantisce i diritti inviolabili delle comunità naturali come società basate sulle relazioni tra gli organismi che le compongono. La spiegazione sarà che per la Nazione delle piante tutta la natura è una società, ogni organismo ha diritti inalienabili alla vita ed essere tutelato anche perché contribuisce alla sopravvivenza degli altri organismi, ovvero che la Nazione delle piante rispetta i diritti di tutti gli esseri viventi perché condividono lo stesso pianeta, cioè è concepito in maniera tale che anche i bambini che verranno qui appunto alla Fiera dell'Arte, perché noi abbiamo anche questa fiera interna alla scuola che la dedichiamo appunto all'arte, anche i bambini possano capire degli articoli complessi, e questo l'abbiamo fatto anche questo lavoro, diciamo, sia iconografico che descrittivo, anche per i 12 articoli della nostra Costituzione, gli articoli fondamentali. Andiamo avanti, però è molto interessante perché intanto vediamo un po' tutti le varie creazioni e creatività che abbelliscono anche la scuola, e poi qui c'è anche un altro murales, quindi ci racconti un po' quello che stiamo vedendo. Stiamo vedendo l'altra parte degli articoli, in sostanza gli articoli sono 8,
Mancuso ha scritto 8 articoli della Nazione delle Piante e noi abbiamo avuto il desiderio di raccontarli tutto. All'interno del murales vedete la realizzazione fatta dagli studenti, c'è l'articolo per chi non lo dovesse conoscere, poi c'è il disegno realizzato dagli studenti che ci pareva doveroso metterlo in mostra. Una curiosità molto interessante, anche secondo me educativa e didattica, perché prima ci eravamo stupiti, insomma, noi di Milano News della bravura, e io ho chiesto, ma dai, ma sono stati aiutati, ma dai, avete ricalcato, no? E lei mi ha detto due cose interessanti, uno del copyright e uno proprio del fatto, ma no, se gli si insegna bene, sanno fare tutto bene. Sì. L'arte si può insegnare, cioè tanti anni oramai che sono in questa scuola, sicuramente ai ragazzi bisogna fornire del materiale idoneo, più che altro perché devono uscire dallo stereotipo del disegno banale e quindi noi lavoriamo grazie, diciamo, a questo, diciamo, piattaforma, utilizziamo la piattaforma Pinterest che i ragazzi non potrebbero avere, per cui chiediamo l'autorizzazione ai genitori. Perché è un modo per fare ricerca, cioè io a ogni progetto io preparo una cartella tematica con svariate immagini all'interno delle quali i ragazzi prendono spunto ma poi devono modificare, perché allora è stato spiegato che se io metto sul muro un qualcosa, un disegno di qualcun altro, c'è il rispetto del copyright e loro questo lo sanno, sono ben consapevoli di questo, per cui direi che io sono molto soddisfatta degli studenti. Molto molto. Grazie, si percepisce la passione che spero che arrivi anche a voi e ad altri, insomma, anche altri insegnanti che ci stanno seguendo. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei. E adesso passiamo al giardino dell'Istituto Comprensivo Luciano Manara. Siamo qui con Emanuela del comitato genitori, di uno dei due comitati dei genitori del grande istituto comprensivo Luciano Manara. Insomma, sono 7 plessi, una presenza, una scuola importante qui a Milano, una delle 64 scuole che hanno aderito alla Civil Week 2023. Cosa fate voi come comitato genitori? Allora, il nostro contributo è quello di supportare la scuola nelle varie iniziative, sia fisicamente, come oggi abbiamo partecipato portando il materiale, andando a comprare il materiale, facendo venire 2 o 3 nonni a collaborare con i professori contribuendo anche economicamente. In questo caso, vabbè, siamo stati aiutati fortunatamente dal contributo dal Brico. Sì, perché stiamo parlando di quale progetto, quindi inizia questo, pure da raccontarlo. Questo progetto in particolare è Orto Giardino, è un progetto che riguarda la scuola secondaria di primo grado dell'istituto e serve a riportare i bambini proprio a godere del giardino, cosa molto importante soprattutto dopo l'esperienza del Covid, dove siamo stati per tante settimane chiusi in casa, quindi l'importanza di riavvicinare i bambini ai giardini. Noi abbiamo la fortuna di avere questo grande giardino, prima è stato trascurato per un bel po' di periodi, fortunatamente ultimamente è stato rivalorizzato, già l'anno scorso avevamo fatto un grande intervento di pulizia noi come associazione genitori e quest'anno questo progetto di appunto semina, di creare delle aiuole di verde, di erbe aromatiche, insomma per riavvicinare i bambini a questo, alla terra, insomma, che poi è uno dei lavori più antichi dell'uomo e quindi insomma riavvicinarli perché è importante. Quindi un po' più con le mani sporche, sporcarsi le mani con la terra, con qualcosa di analogico e meno dita sugli schermi. Sì, forse. Sì. Tu sei un esempio di cittadina attiva, quindi un esempio di protagonismo civico, perché i comitati genitori sono questi genitori che decidono insomma di sporcarsi le mani entrando nella scuola, ma non per come dire dare fastidio, perché sì, spesso c'è anche sì. Questo un po' il tema, il problema, no, ecco, ma per una reale collaborazione scuola-famiglia di cui tanto si parla e spesso sì. Poco si fa. Sì, ecco, il nostro è proprio un stare a fianco alla scuola, cioè nel senso che noi affianchiamo le insegnanti, la dirigente nelle loro scelte e li supportiamo, non andiamo a
coprire con delle nostre diciamo scelte personali o comunque di associazione. Noi andiamo ad aiutare o comunque ad intervenire dove la scuola, ahimè, fa un po' più fatica. Per esempio adesso alle elementari domani faremo un altro lavoro di coloriamo la scuola, perché abbiamo questa aula magna un po' deteriorata dal tempo e andremo ad imbiancarla, perché ci sarà poi un progetto dietro il prossimo anno, si vorrà trasformare in aula polifunzionale, quindi prima diciamo di fare nuovi interventi si vuole rendere più bella dal punto di vista estetico, quindi domani saremo impegnati lì in prima persona, lì solo adulti, perché è un lavoro un po' più diciamo complesso, non si poteva far fare ai bambini della scuola primaria. Quindi abbiamo tante iniziative, e questo è il nostro ruolo, essere volontari, cioè volontari proprio per cercare di dare qualche opportunità in più ai nostri bambini e supportare la scuola, aiutarla a fare qualche progetto in più. E questo è uno di questi progetti in più che siamo riusciti a fare anche con l'aiuto del comune. Ricordiamo, si chiama Orto Fiorito. Grazie mille e buon lavoro. Grazie.